Questa scatola è nel mio box da 3 mesi e al suo interno c'è la mia prima bici elettrica. La porto in park e vi spiego perché non ho ancora aperto sta scatola. Madonna. La scatola è molto grossa, ragazzi. Questo sono io. E si sente che c'è dentro una bici elettrica. Credo che una qualsiasi persona normale, avendo una nuova bici nel garage, avrebbe aperto la scatola il giorno di consegna della bici. Invece io no, ragazzi. Per 2 motivi. C'era un embargo e Rose non voleva farla vedere sui social prima che uscisse la bici. Quindi potevo utilizzarla, ma non avrei potuto farla vedere. Quindi vabbè, non c'era questa grande fretta. Il secondo motivo è che dovevamo andare sull'Etna a registrare un video proprio di presentazione di questa nuova e-bike di Rose. Piccolo problema, poi a febbraio sull'Etna sono venuti giù 3 metri di neve, cosa che non si vedeva da 1 milione di anni. E quindi ora apriamo il vaso di Pandora. Ragazzi, ecco a voi la Rose Ruth Miller Plus. Ragazzi, lo so, fa cagare il B-roll così, perché la bici impellicolata non si è mai vista nei B-roll. Però voglio usarla perché Rose l'ha pubblicata, tutti gli altri rider Rose la stanno già usando e io sono l'unico pollo che sono qui a aspettare la scatola perché non voglio rovinarla. Velocissimo spellicolamento, facciamo un rapidissimo test nel luogo più sbagliato per testare le bici elettriche. Raga, veramente ci avremmo messo 20 secondi a togliere le pellicole. Giro il manubrio. Madonna, ma che brutto rumore! Rose ve la manda completamente montata, c'è solo da girare il manubrio. Magari prima di girare il manubrio svitate le viti per evitare di sentire questo. Insieme alla bici, ragazzi, vi arriva anche questa bellissima scatola. Un caricabatterie. Messo dentro il campanello, non ci la luce. Ma scusa, ma sei serio? Lascia dentro questi gadget. Non male. Ti abbiamo qui direttamente i nostri pedalini Switch. Fammi montare questi 4 gadgettini. Poi, così possiamo vederla completa e vedere come scanna sto motore Bosch. La forma spacca di sta bici. Nel video vi facciamo vedere anche tutti i dettagli della bici. Fammi vedere com'è. Ma non è male per niente, raga. Cioè, io non sto facendo fatica, ragazzi. Fa vedere come lei la situa qua. Particolarmente reattiva, secondo me, come bici elettrica. Non sto scherzando. Mi viene a malsana idea, raga, di provare il mulch da qua. Non lo so, non lo so, Rick. Non lo so se lo passo. È peso, partire da qua e andare su. Comunque, raga, per farvi capire, con la Surron stiamo da qui per passare il salto, Però comunque capite il disagio, partire da qui per un salto così. Ci avrà tipo 10 metri di rincorsa. Non lo so, Non lo so. Particolarmente reattive in aria. Invece sono arrivato su. Che stronzata, raga. Chiaramente non era carica nella scatola. Abbiamo un'attacca di batteria. Ci vediamo nei prossimi giorni con i nuovi componenti e un bel giro vero dai bike. Finalmente con tutti i pezzi dei miei sponsor, ragazzi, la Rose Ruth Miller Plus. Oh my god. At the top, see the top, I'm on top. Aggredito dal cane. Questa è la sorella elettrica della Rose Ruth Miller, che sicuramente avete già visto sul mio canale, la mia bici da enduro. Sono sempre sbizzarrito di fare colori particolarissimi e anche a sto giro, ragazzi, non so se avete visto, ma colore spezzato a metà da verde e arancione per contrastare questo, ragazzi, verde stagno, appunto. Fighissimo questo verde, anche se non ci fosse l'aereo che deve passare adesso. Ma sicuramente voi vorrete sapere un po' di caratteristiche di questa Rose Ruth Miller Plus, perché è la primissima bici elettrica di Rose, finalmente, ragazzi. Io l'ho aspettato un sacco questo momento. Ho provato in passato una bici elettrica e mi è piaciuto un sacco. La chicca particolare di questa bici, raga, è che non solo il triangolo anteriore è carbon come tante bici, ma anche il carro, quindi tutta la parte posteriore è carbon, però con le stesse geometrie del telaio della Rose Ruth Miller, che di per sé era già giocosa e divertentissima.
aggiungi un motore Bosch da 625 watt con 85 Nm di coppia, questa bici secondo me potrebbe porre fine a tutte le fatiche che ho sempre fatto pedalando. No vabbè, chiaramente non è che sostituisce completamente la bici da enduro, ma comunque questa si difende molto bene perché pesa 22,9 kg. Meno di 25 kg è un'ottima bici elettrica, comunque una batteria molto importante. E io vi dico, ieri l'ho provata in park e mi sembrava stranamente molto troppo maneggevole. Cioè ho detto, ma non mi sembra di avere in mano la bici elettrica, mi sembra di avere in mano una bici ADH, una bici da 16 kg, non da 23 kg. Hanno poi deciso di montarla a mallet, quindi esce 29 anteriore e 27,5 al posteriore. E la chicca che appunto sul telaio hanno messo proprio il simbolo del mallet, cioè questo raga, perfetta per me. Voi vedete cavi? Io non vedo nessun cavo, perché guardate qui, hanno pensato bene di far passare i cavi in maniera molto particolare, tutti da una parte e dall'altra, esattamente dove c'è la serie sterzo, così da lasciare il telaio completamente pulito da cavi e robe varie. E non so se avete presente il mercato delle e-bike, ragazzi, ma i prezzi delle bici elettriche sono veramente folli ultimamente. E Rose se n'è uscita con una bici montata veramente bene già dalla versione base, meno di 5.000 euro, raga. Sicuramente chi non è addetto al settore in questo momento avrà fatto: ma come 5.000 euro per una bici? Ma no, è impossibile! Le e-bike, altro che 5.000 euro adesso. Non so, andate a farvi un giro nei negozi di bike, così capite. Ah, giusto, non vale considerare i bike, le bici del supermercato con attaccata una batteria. Abbiamo comunque un'escursione di 150 mm posteriore e anteriore. Cambio 12 velocità. Chiaramente dal manettino potete controllare le solite info come velocità e impostare il motore nelle varie modalità. Io lo utilizzerò solo esclusivamente in turbo. Come vi ho detto, ho montato tutti i pezzi dei miei sponsor. Manubrio, attacco manubrio e pedali Switch Components. Pezzi viola per adesso, perché sapete che il viola è il mio colore caratteristico. Forse su una bici del genere ci sarebbero meglio arancioni. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Ma i più attenti avranno notato che c'è un nuovo sponsor: Vittoria Tires, azienda leader nel settore di gomme e soprattutto azienda italiana. Non è una novità per me, è da un po' di mesi che sto già collaborando con loro, però su YouTube forse non ve ne ho ancora parlato, ed è per quello che infatti dovete seguirmi anche su Instagram, raga, perché spoilero tutte queste cose molto prima. Tanto che con Vittoria abbiamo anche già fatto un evento proprio nel loro bike park, il Vittoria Park, dove abbiamo fatto diciamo un pre-party ride. Comunque per adesso mi sono fatto dare queste iMazza. Loro fanno gomme apposta da e-bike, nel senso differenziano proprio le gomme da mountain bike normale a e-bike. Voi direte, sì, ma un copertone vale l'altro. Se c'è più peso sulla bici e soprattutto se c'è più forza che viene generata soprattutto magari nella pedalata quando andate in salita grazie al motore, è giusto che il copertone venga sviluppato con quelle dinamiche, con quelle forze che agiscono sulla bici. Infatti tutti i copertoni di Vittoria I, quindi per le bici elettriche, sono pensati per diminuire l'usura della batteria mentre andate in bici e favorire chiaramente la scorrevolezza. Ma non è finita, sì, ma non è finita quelle cazzate di vendite. Fatto in questa tecnica. E adesso vi dirò una cosa che nessun altro brand di gomme offre. Per gli ordini maggiori di 50 euro avete incluso il montaggio. Chiaramente non viene un meccanico a casa vostra a montarvi le gomme, però potete scegliere una serie di rivenditori dei copertoni Vittoria, far spedire addirittura lì il copertone che comprate, quindi non vi arriva nemmeno a casa. Voi portate la bici dal rivenditore e gratuitamente incluso nel prezzo che avete comprato il copertone c'è il montaggio, cioè che vale la pena valutare, soprattutto se come me odiate tutte le volte bestemmiare per montare i copertoni. In descrizione trovate il sito di Vittoria per andare a vedere un po' di copertoni in generale e cosa fanno e valutare magari di non rompervi le mani per montare i copertoni. In descrizione c'è anche chiaramente il link per vedere la Rose Root Miller Plus. Chiedo come al solito, se decidete di acquistare uno di qualsiasi prodotti che vi faccio vedere, acquistateli sempre dai link in descrizione. Chiaramente se lo fate supportate me e il canale. Eccoci ragazzi, allora sul Lago Maggiore con il buon Robertino Monfredonio, che ci ha portato a provare veramente dei sentieri da e-bike. Chiaramente modalità turbo forever and ever. Sono curioso di vedere, raga, in realtà quante discese riusciamo a fare, perché sono abituato a venire a pedalare massimo due discese, ma se proprio quel giorno lì sono pompato. Vuoi salutare i tuoi affezionados? Muchas gracias afición, este para vosotros. Sì! Comunque stavamo salendo, ragazzi, a 15 all'ora circa. Adesso sono curioso. Ah, la frusta. The Spain. Mi si è rotto il reggiseno. E quindi? Ah, lo tieni giù forzatamente. Spegni quella roba. Ragazzi, dopo la prima risalita, batteria ancora 5 tacche piene. Ho mangiato un drago. Da quanto tempo non andavo in bici, oh? Scrappatina.
boccio. Taglio. Com'è maneggevole però, raga. Oh, sulle rocce cattivo. Madonna, ma te la sei cacciata tutta d'un fiato te. Minchia. Infatti tu sei dietro morto. Prima discesa fatta, adesso si risale nel chill. Comunque, adesso per fare il test effettivamente, per capire quanta fatica si fa, andiamo in eco. È un po' più aiutata della bici normale. Già qua, madonna, ma quanto vado piano. Ma già, no, ma veramente si va così piano con la bici? Spatta, ma quanto si va piano più che altro? Cioè per salire sale chiaramente, ma non sto andando un cazzo, raga. Atleta vero puro. Adesso darò la mia fantastica bici alla Roberta. Ah, quindi Bosch contro Yamaha. Sai che lo devo recuperare, mi è andato via lontano. Ma io voglio un pezzo di salita che strappa. È leggermente diverso quando parti. Mia strappa di più. Il Bosch mi sembra più cattivo sotto. E che spinge un po' di più nel ripido, no? Di Raimondo, la lasciamo a Raimondo. Grazie. Tra l'altro, raga, sto provando i nuovi Out of Bot 2, che sono gli occhiali che emulano la mascherina, l'Elettra, che vi avevo fatto vedere in un video di Shake, al pannellino solare. Quindi perfetti per queste condizioni di luce, ombra. E a differenza di quell'asino lì. Ehi là. Un po' meno boomer se avete queste occhiali. Ma va a dar via. Jump, iniziamo. La striscia gialla, cauzione. Oh, piace come va dentro cattivo nei sassi la Roberta. Adesso gli do la GoPro alla Roberta, così okay, mi segue un pochettino. What a line! Porca troia! Dai, facci vedere. Puta! Qui con la Talaria eravamo full gas. Vediamo col biciclettone elettrico. Basta che fai un pelo di pressione sul pedale e non molla un cazzo. Me lo sta facendo capire che vi sto parlando senza fiatone. Una salita decisamente pendente. Che bello però. Praticamente adesso stiamo cercando di raggiungere, raga, quel prato là in fondo. E lì c'è una mega salita e lì si testa veramente la ripidezza. Come si dice? Ripidità. Sicuro? No. Ignorante! Signore, sì, comunque, insomma. Stavo per dire una parola. Una parola che non si può dire su YouTube? Ehi, piccolo bambino! Che è difficile impennare in turbo. Eccola qui, ragazzi! Madonna! L'ultimo pezzo di. Madonna, l'ha incazzata nera, Mi sento Frodo Baggins quando ho abbandonato la contea. Mi sa che c'è una carota nel culo. Tutte lui l'infortunio. Oh shit, già quasi in penna, zio. Non guardare su, perché sennò dici quanto cazzo è ripido. Ci sono. Si sono caricato in avantissimo. Ok, per farvi capire adesso passa Roby, tengo l'orizzonte dritto, così si capisce la pendenza. Spingi, spingi. Avvicinamento, attenzione, qua è ripidello, Donna, ma qui che posticino che ci ha portato Roby. Carino. E comunque, raga, le vittoria gonfiate comunque a quasi 3 bar dire che tengono, eh. La nostra recensione della bici l'abbiamo fatta. Ragazzi, mi raccomando, se per caso volete bici Carbon Fiber, link in descrizione. E utilizzate sempre il link in descrizione che almeno ci guadagno qualcosina. Carbon Fiber, saluta Carbon Fiber. Carbon Fiber. My cash is full, none of my cars are old, digital debt.